è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Farmacia a cavallo. Vai radio TV pure sopra Facebook. Di Giardatano. Bonjour, bonjour a tout le monde. Comme sham, la buona domanda. Ciao Silvia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo Paolucci. Ciao Paolucci. Ciao Fedes e bentornati al Giardatano. Allora, oggi giovedì 16 dicembre 2021, e manca pochissimo anche specialmente allo spettacolo, quindi l'ultima tappa che si terrà domani sera al Teatro Piccinni. Non vi preoccupate che è tutto sold out, quindi tutto sold out. Non si chiama The Cure perché anche non serve, insomma. E siamo anche agli sgoccioli. Ma quanto manca, Silvia, 24? Pochissimo. Calcola, c'è un po' più di una settimana, perché dal 17, venerdì 17 è una settimana, perché quest'anno cade, come si dice a Bari, il 24 di venerdì, quindi abbiamo il weekend natalizio. Renato, oggi dimmi. Quindi un tema proprio attinente al tema natalizio, con un ospite specialissimo. Guarda, cade proprio a, come si dice a Bari, non si può dire, a fagiolo, restiamo sì, con termini legati all'ars culinaria. E quindi oggi parleremo di un tema golosissimo, sì. Quindi parleremo di dolci natalizi e lo faremo con uno chef stellato. È un onore per me, anche perché non ho mai parlato prima d'ora con uno stellato. Solo che ve lo presento con la voce di un altro, di un maestro, che è Iginio Massari. Maestro, è qui con noi? Sì, buongiorno. Allora, siamo pronti per presentare lo stellato straordinario. Sto dicendo veramente. Signore e signori, Felice Sgarra! Felice! Felice! Come stai? Renato! Come stai, Felice? Tutto a posto? Renato, non prende, aspetta che mi metto vicino al wifi. Mettiti vicino al wifi, metti dove vuoi tu, perché oggi devi sapere che... Lo stiamo seguendo. Felice, dove ci stai portando? Dove siamo? Mi sa che stava nella stanza da letto e mo' si è spostato nella cucina, dove lui opera e dove mette fa venire fuori tutta l'arte sua. Stiamo entrando nei meandri della cucina di Felice Sgarra. Cioè, vi rendete conto? Ci sei, Felice? Ci sei? Vediamo, lo vedo fermo praticamente. Eccolo, sta sistemando. Purtroppo, come sapete, grazie a Skype diventa tutto molto più complicato, perché purtroppo, insomma, c'è da dire che è bello della diretta questo. Sì, ma con internet purtroppo le cose vanno così. Poi ci siamo anche abituati con questo Covid. Insomma, quello che vi possiamo dire è che oggi con il nostro amico Felice Sgarra parleremo di Natale, di dolci natalizi. Parleremo di tante cose belle legate alla tradizione di questi dolci. Tu, Renato, per esempio, a casa tua che dolci si facevano? Vabbè, quelli sono le cartellate, i panzerottini con la marmellata. Scusa, cartellate, vincotto o no, miele? No, vincotto, prevalentemente vincotto, anche perché col miele. Ho capito. Non ti piacciono, non ti ingappano, come tu? Eccolo, Felice! Felice, applauso, eccoti! Felice! Come stai? Come stai? Tutto a posto? Ben ritrovati. Eccoci. Ciao Renato, ciao Silvia, un bacio a tutti. Un bacio a te. Io ti ho presentato prima ti ho fatto presentare da un maestro, non so se l'hai sentito. No, rifaglielo. Allora, signore e signori, ecco a voi lo stellato Felice Sgarra. È il maestro, Renato. È il maestro Gino Massari, grandissimo. Allora, dici Iginio Felice. Massari, il top. Dici Felice. Allora, che cosa ci stai facendo vedere? Abbiamo. Signori. Madonna. Questa è arte. Arte di. Che cos'è? Ma che roba? Wow. Queste sono praticamente le sfogliatelle ripiene di marmellata. Questa Mamma è una marmellata di mele cotogne. Mamma, che bello. Senti, inizialmente sembravano, sai quei dolcetti che ti danno al ristorante cinese? No, non è vero. Che i bigliettini. Pressione bassa.
Sembrava quello. Oh, comunque bellissimo. Aspetta, c'è un'altra cosa tra le dita. Che cos'è? Waterone. No. Torrone con il cioccolato e le nocciole. Mamma mia. Vabbè. Cristo Candè. Senti, poi mettimeli da parte. Aspetta. Poi ecco la cartellata. Cartellata al vincotto. Immancabile. Questa la riconosciamo. Con il vincotto. Sì. Le mandorle pralinate che non devono mancare mai. Assolutamente. E poi questo invece è un frutto antico. Fichi, cioccolata e mandorla. Fichi, cioccolata e mamma mia. Cioè già vederlo ho preso 6 kg. Anch'io. Mamma mia. Complimenti. Per non finire poi. Vabbè, il classico. Il pandoro. Il pandoro ci vuole sempre per ricordare i bambini. Perché no? Il panettone. Ecco, il panettone. Che piace a me. Io sono malato del panettone. Io del pandoro, quindi. Paolo del torrone. Questo è il cuore, insomma. Con chi sei felice? Presentaci il maestro. Silvia. Sì. Renato. Madonna, che cos'è quello? Cioè, l'attacco. Il torrone morbido. Il torrone morbido. Mamma mia. Mamma mia. Cioè, mi sta venendo una fame. Fame, sì, atavica proprio. Sì. Senti, Felice, ci vuoi presentare ci vuoi presentare il tuo collega, maestro? Felice, mi senti? Felice? Ci senti? Ci sente basso forse. Allora, Felice. Vi sento a tratti. A tratti, e mi sa che c'è una connessione un po' scaduta. Che connessione c'ha? È colpa mia. Invece ce l'abbiamo bella la connessione. Non capisco perché prende bassa. Vabbè, senti Felice, oggi, vabbè, come avete visto, siamo entrati Renato, nel tuo laboratorio. Dici. Perdonami per la connessione, non è colpa mia, io penso ai dolci, penso. Lo so. Io e Giovanni ci pensiamo ai dolci. Chi è che doveva fare? Insomma, la connessione è questa. Senti, ma com'è nata questa tua passione? La passione nasce dal cuore e dall'attenzione verso gli ingredienti del territorio. Ma è una passione che hai ereditato da qualcuno o ti è nata spontaneamente? Allora, no, attenzione. Noi si è sempre lavorati in casa con papà, con la mamma. Mio padre era agricoltore e quindi ci siamo sempre fatti il mazzo. Il dovuto. No, Renato! No, è tu, Renato! Di carte, stiamo a Natale, il mazzo di carte. Invece di portare a regime quello che è la nostra passione. Senti, tu devi sapere che io quando ero piccolino. E la passione viene dal cuore e dalle cose fatte bene. Certo. Maesia non venisse da quello. Perché diventerebbe tutto piatto, secondo me. Senti, devi sapere che io quando ero piccolino ho sempre usato delle pentole, ma non per la cucina. Le usavo per suonare la batteria. Infatti io sono nato lì proprio con le classiche cucchiaie, quelle di legno, no? Il primo piatto che hai preparato, qual è stato? Com'è? Ti seguo perché sei un maestro per. Grazie del maestro, grazie. Perché quella è un'arte. Grazie del maestro. Senti, ma il tuo primo piatto te lo ricordi? Qual è stato? Facilissimo, pane e olio. Ma pane e olio. E basta? E basta, senza sale, senza pomodoro, cioè così. Poi si sono incominciati ad aggiungere gli ingredienti, pomodoro, l'origano, ma il nostro primo piatto del cuore deriva sempre da un ingrediente. Noi coltivando la terra con papà, in questo caso si andava a far l'olio con le olive e poi si andavano a molire e quindi traiamo ispirazione sempre da un ingrediente che è l'olio extravergine d'oliva, non dimentichiamolo mai, insomma. E anche nei dolci usiamo l'olio extravergine d'oliva, tipo? Così come per la pasta matta delle cartellate o eventualmente anche per degli impasti un po' più rigorosi che si dovrebbe usare solo il burro, cerchiamo di usare anche l'olio. Ho capito. Felice, quali sono stati i tuoi maestri? Felice, mi senti? Pronto? Felice?
Ci sei? Renato, non ti sento. Quali sono stati? Pronto? Niente, non va. Ci sente una poco. Ora proviamo a risentirlo, babiscia, a ricontattarlo. Sì, facciamo un'altra telefonata. Eccolo. Ci senti? Pronto, ci senti? Sento, ok, sento, perfetto. Stavo parlando dell'olio. Sì. Ok. Dicevo che l'olio è il nostro primo, diciamo, ingrediente che ci ha ispirato, ma oggi quello che troviamo sui banchi del mercato, quello che troviamo, dobbiamo secondo me studiare quelle che sono le nostre tradizioni, certo, e così portare avanti un rigore di concetto di contemporaneità, certo, alleggerendo il tutto. Felice, quali sono stati i tuoi maestri? Anche nelle feste. Dimmi. Quali sono stati i tuoi maestri? Allora, i maestri che ora sono degli emblemi, da Nicolo Mito in Abruzzo, così come per Enrico Crippa in Piemonte, però diciamo che i veri maestri oggi sono gli ingredienti con i clienti, perché magari poi fai un viaggio, trovi un amico e ci fai. Oggi quando associamo un viaggio associamo sempre a una gastronomia, a qualcosa da mangiare, certo, e quello lì ti porta un'istruzione, un insegnamento. Il reiterare questo fa sì che la tua passione modelli la tua caparbietà a fare meglio, bene. Felice, io volevo chiederti come sei stato quel momento in cui ti hanno dato questa benedetta stella. Oltre che essere felice di nome di fatto, certo, di nome di fatto, assumi dentro di te quella cosa che dici ce l'ho fatta, però si può fare ancora meglio, certo, ma la stella ti aiuta, dice, è un consolidamento della tua professione, ma non è un traguardo, assolutamente, bisogna fare ancora di più. E infatti, beh, vabbè, io ti auguro a breve di averne un'altra. Ma qualche segreto su questo lavorare in famiglia, no? Com'è allora, lavorare in famiglia? È facile, Silvia, è facile, Renato. Non ci si deve parlare, basta lavorare. Sì, basta lo sguardo. Lo sguardo e basta lavorare insieme. Assolutamente sì, perché si è complici, nel senso che quello che tu fai va bene per me, quello che io faccio va bene per te. Poi ci si ritrova alla fine e si argomenta, però bisogna andare dritti, sempre con un senso del cuore, fare bene. Senti, io mi sono... di Silvia, scusa. No, volevo sapere come vi siete un po' suddivisi i ruoli nel vostro team. Silvia, aspetta, ti ho perso. Sì, volevo sapere i vostri ruoli nel team, nel vostro magico team Casa Sgarra, no? Come ve lo siete un po' giocato questo dividervi i ruoli? Ognuno di voi ha seguito la sua passione nello stesso ambito? Com'è nata questa suddivisione? Allora, sì, è stato facile. Sì. Scusami, Riccardo ha deciso di fare il sommelier. Che è tuo fratello, che era più piccolo, perché Riccardo, sì, poi è mio fratello gemello. Sì. Ah, ecco. E Riccardo abbiamo iniziato insieme la carriera alberghiera e abbiamo pensato che ci dobbiamo aprire un ristorante un indomani. Però oggi questo ristorante, questa impresa è verte con tre fratelli, uno in cucina, uno che si occupa dell'amministrazione per, certo, i vini, quindi è Riccardo, e poi c'è Roberto che si occupa per unire la sala con la cucina, il maître che scrive le comande, certo, e partecipa con il cliente assiduamente alla scelta del piatto, alla scelta del menù. Poi ci sono tutti i ragazzi, il team, da Giovanni, da Nicola e da Michele, ce ne sono altri 16, che completano tutta l'azione, che non è solo cucina, ma è sala, quindi un servizio, un'accoglienza, e poi la cucina con un piatto stesso. Senti, ma tu fai come Cannavacciuolo, cioè nel senso che ammini certi scaff da dietro? No, Renato, io sono mingherlino, questi me li danno loro a me, gli scaff. No, vabbè, io ti ho detto di Antonino Cannavacciuolo che è un mito per me, sì, ma come per le reazioni, come, no? Anche per il modo di parlare, come parla Renato? Sì, vabbè, allora lui dice... Allora, come dessert con la T finale in maniera tale che si senta,
Vabbè, ma lui un po' come, come Cracco, che sono maestri, vabbè, tu lo sai meglio di me, insomma. Senti, i tuoi colleghi, diciamo, sono, sono dei personaggi. No, io pensavo che anche lui. Vabbè, Antonino è un emblema per noi, il Cannavacciuolo, perché sì, ci fa sorridere. Che oggi la cucina, oggi non vedeteci tutti belli impettiti, puliti. Un po' siamo come i pirati, dobbiamo sempre stare al lavoro. Certo. Infatti, si chiama brigata, no? Eh sì, si chiama brigata. Sì. Senti, ma perché non si chiama brigata? Ci sono le partite, quindi chi si occupa degli antipasti, chi si occupa della panificazione, chi si occupa dei primi, chi si occupa dei secondi, certo. E così via. Dei dessert. Devo dire che è un'organizzazione vera e propria. Certo. Senti, ma perché non fai anche tu una cosa tipo Masterchef? Magari la intitoli. No, io già non ho tempo per. No, la intitoli. No, la intitoli Mister Chef. Cioè, cambi semplicemente una insieme, I. La facciamo. Ma magari, figurati, io considero che so cucinare pure. Bellissimo. Sì, io considero che so cucinare pure. Ho avuto un maestro che è mio padre, che anche lui è molto bravo a fare delle belle cose, sia di pesce che di carne. I dolci non tanto. Io invece sto ancora cercando di imparare. ma non si smette mai, ma anche per quanto riguarda il mondo dell'arte, quindi della musica, della TV, del teatro, cioè mai sia ti fermi, sei perso. No. Senti, io avevo scritto una canzone, in 2 minuti, che fa più o meno così. E da casa sgarra ci sta un panetto con tutti i canditi, ste puro torron e tutti felici, compreso lo chef, vi fanno gli auguri pure pesante ste. Ho creato questo piccolo brano prendendo spunto da un maestro che era John Lennon. Hai fatto il centone. Senti, sì. Dimmi, Felice. Sei un artista. Grazie. È bello parlare con un altro artista. Anche perché se noi non fossimo nati tali, avremmo fatto altro nella vita. Sei d'accordo? Evviva la creatività. Evviva la creatività e l'arte insieme. E uno deve osare in qualsiasi forma di arte. Io ho qualche altra domanda per Felice, ce l'ho. Sentiamola, Silvia. Sono curiosa di sapere, Silvia. Ma hai rivisitato a modo tuo i dolci della tradizione, che mi piacerebbe un po' anche elencare con gli amici da casa? Sì, anche vedere. Sì, li ha fatti vedere prima, però si bloccava un po'. No, Silvia. Sì. Io no? Cerco di interpretare i dolci. Ok. Mm. E quindi cerchiamo di metterci quello che oggi ci ispira. Se ci fai vedere quella. Vi ho perso un attimo. Sì. Ci sei? Felice? Sì, ho detto. Non, la rivisitazione per me è un concetto astratto. Secondo me c'è un'interpretazione che si deve fare. È chiaro. Quindi la si fa secondo una propria dinamica di cuore, di senso. Però si trae sempre l'ispirazione coerente, la si trae da quello che si faceva già prima. È certo, è chiaro, sì. Allora, ricapitolando un po' dei dolci della tradizione, qui in Puglia le cartellate vanno fortissimo, giusto? Sì. E io le faccio con il biscotto. Che col miele. Sì, ecco. Sì, le vediamo, sì. La mela cotogna. Con la mela cotogna, ma... Buonissimo. Non l'ho mai mangiato, chissà com'è. Ma qual è il trucco? Vieni che le mangi. Va bene. Qual è il trucco per averle belle croccanti? Infatti. Allora bisogna farle asciugare bene. E poi o fritte o al forno. Io le preferisco fritte. Io. Se lo devi fare, ti devi fare male per bene, no? Sì, il danno si fa bene, perché sennò. Se lo devi prendere il chilo, lo devi prendere bene. Sì. E a me, per esempio, le cartellate, quelle morbide, non mi piacciono.
No, è no, vero. Devono essere croccanti, devono scrocchiare al palato. Sì, bravo, stessa cosa. Vabbè, io sono un malato della cucina. Tipo c'è Silvia, che la prima volta che ci siamo messi insieme fece una pizza con le patate, che molti direbbero vabbè, aggiungevo la fa. No, là c'è un metodo anche per farla. Infatti ogni volta, nonostante stessimo insieme da 15 anni, ogni fine settimana dico, ehi, fa la pizza con la patata, certo. Fa la pizza con la patata. No, ma vabbè, a parte il fatto di avere la passione per la cucina, che credo sia bello, che al di là di tutti questi programmi televisivi che un po' hanno invaso ormai tutti i palinsesti, la domanda è, per fare al meglio questi dolci a casa o le preparazioni a casa, che consiglio dai? Cioè di essere di seguire pedissequamente la ricetta o un po' affidarsi al proprio istinto? No, creare è sempre bello, perché poi c'è uno sbaglio e con lo sbaglio ci si crea un'attenzione, dice, ma la prossima volta la devo rifare. È il ripetere l'azione che fa bene, e quindi perché ti allieta, è come un po' l'esercizio in palestra. In palestra andiamo, non è che siamo tutti super fenomeni, no. Certo, assolutamente. E pian piano uno ci si allena, certo. E così è la cucina, certo, sì, un po' come quelli che vanno per la prima volta in vita loro, cioè che entrano per la prima volta in vita loro in una palestra, dopo 2 ore che sono stati là escono già da così convinti di aver fatto tutto in 2 ore. E molti fanno e non così. È facile cucinare per tante persone, assolutamente. È facile cucinare per un po' di amici. È poi vero. Quando invece c'è bisogno di fare ristorazione, a quel punto io dico che c'è bisogno di coerenza, maniacalità e perseveranza, cioè, perché i risultati non si ottengono subito, è vero, ma pian piano, è vero. Ripetersi, continuare sempre l'azione, a ripeterla fatta bene. Verissimo, certo. Senti, ma questo ciuffo questo ciuffo alla Elvis ce l'hai da molto? È l'estro, è la creatività. Così, me lo porto da bambino. Beato te, a me io ce l'avevo, però col passare degli anni, No, Renato? Diciamo che è scaduto. C'è il ricordo del ciuffo. La simpatia. Lo so, ma fino a un certo punto, perché poi col passare degli anni, Felice, ma c'è un piatto che ti è venuto male una volta, cioè che ti sei proprio incaponito, che non riuscivi a preparare come, sai, ognuno di noi c'ha un po' la criptonite, anche in quello che ama fare, e tu ce l'hai? Un allora, piatto che proprio ti spaventa? Io fino a 5 anni fa, perdonami Silvia, non sapevo fare il panettone, cioè in introspezione con me stesso, ma io che cos'è che non so fare il panettone? Devo imparare a farlo. E adesso esce una cosa meravigliosa. Faccelo vedere. E lo fa anche Gianni con le sue mani. Aprilo, Joe. Lo apriamo qui davanti a voi. Bellissimo. Senti, ma le hai dato il nome? È qualcosa di evolutivo, perché c'ha i suoi profumi, c'ha la sua alveolatura. Poi fatto col cioccolato, i canditi. Wow. A posto. Vabbè. I canditi li facciamo anche noi. Crista Candà. Senti, ma le hai dato il nome? Panettone Sgarra? No, noi cerchiamo di fare solo quello che mamma mia, che bello. E questo è un panettone felice, di nome di fatto. Ma infatti viene fuori, guardate la scritta. Ma che bello, che bello. Vabbè, non si immaginare. Profumi. Peccato che non si possono sentire. Vabbè. Senti, Felice, dove stai? Dove stai? Che mo vengo. E vieni, Natra. Felice, ma qual è il menù di Natale vostro a casa? Insomma, chi cucina innanzitutto? Lo so che voi magari siete presi anche con il lavoro, però penso che anche voi festeggiate, certo, no? Sicuramente. Ci dedichiamo il 24 in famiglia. E preparate? Allora, io di solito preparo un risottino un po' per tutti, non faccio una pasta lunga, sennò diventa un po' una osannazione, hai bisogno di più spazio, quindi la cucina è un po' piccola, però stiamo tutti in famiglia, mamma prepara un po' di brodo,
e i miei fratelli si dedicano un po' ai crudi di mare. Che fatto, è là. Oltre ai crudi di mare c'è il bombere. E ci siamo. Certo. Senti, poi però mi devi dire una cosa. Pasto, quello fritto, come si usava, e lo facciamo sempre con le nostre olive dolci, e ci siamo. I dolci, poi un po' di panettone, un po' di cartellate e via varia con gli altri dolci, ci siamo così, ecco. Però mi devi dire una cosa, Felice. Io siccome odio quando vedo questi piatti così... E poi yaktand nel piatto, cioè nel senso che non mangio nulla poi alla fine, un boccone specialmente. Ma voi il 24 pure mettete questi piatti grossi, che tanti int. No. Allora, questo. No, c'è il maestro che ride. Perché... senso che Renato, io vi aspetto qui al ristorante perché arriverete ai dolci e direte basta, non ce la faccio più. Hai appena rassicurato Renato che dice sempre: ma gli step scellati mettono tanto così nel piatto che esci, che poi devi andare a mangiarti una pizza. Sì, perché uno va là, dice: vabbè, stasera sì, ti porto in un posto stellato, anzi pluristellato. Sì. Poi vede mangi tanto. Ho capito. Aspetta. Ci sono quelle cucine che si chiamano cucine d'avanguardia, certo. Bisogna sentire il profumo, sentire un po' come l'arte, dire una cosa un po' più astratta. Certo. Per me la cucina è contemporanea, è moderna, ma non è da piattone, ma è da media. Sensazioni e quindi da emozioni. Però ogni piatto è certo. Uguale. È normale. Sì. Sì, per questo motivo ti hanno dato una stella, perché sennò ti avrebbero dato un esagono. Va bene. Silvia, c'è qualche altra grazie. Domanda che vuoi fare a Felice? Allora, io ne avrei un milione, però i tempi. Io volevo sapere da Felice che regalo speri di ricevere questo Natale. Un panettone da Antonino Cannavacciuolo. No, ma perché? Ragazzi, il più bel regalo è la felicità e la teniamo, ce l'abbiamo noi dentro il cuore. Io quello che spero che tutti possiamo essere felici incondizionatamente, senza invidie, senza dire ma dopo bravo, la cena, regaliamoci bravo. Qualcosa a noi stessi, un po' di felicità. Bravo. Avanti, che è successo? Appena detto è caduto, felicità è caduto. Io vorrei rivedere i dolci. È caduto. Sì, anch'io volevo rivedere i dolci meravigliosi che all'inizio ce li siamo persi un po'. Ce li puoi far rivedere? Aspetta, allora, si è bloccato di nuovo. Sembra la maledizione del dolcetto. Infatti. Le mandorle. Si è bloccato di nuovo. Aspetta. E i fichi cotti. Però sento il cotto e le mandorle stesse. Si è bloccato un'altra volta. Ancora. Sì. Il torrone. Non lo vedo. E la sfoglia ripiena. Niente, Felice, si è bloccato di nuovo. Non si è bloccato a vedere. Sembra la maledizione del dolcetto. Ecco, da capo, Felice, sì, da capo. Scusa, vabbè, dipende. Ora ti vediamo, Vabbè, allora, di nuovo. No, va bene, è possibile. Non ci credi. Ecco, sta andando. Vai, veloce. Panettone. Le foglie ripiene, sì. Le cartellate piccoline, mi raccomando. Mamma mia. Mi raccomando, piccoline. Bocconcini. Le mandorle pralinate e i sì. fichi. I fichi che sono nostra tradizione. Buonissimi. Ma Felice, grazie assai. No? Aspetta, che è questo è. Ma cos'è quella? Cioè, è trasfoglia, c'è la sfoglia lì che racchiude il torrone, giusto? È l'ostia. L'ostia, ecco, non mi veniva il termine. Che meraviglia. È l'ostia benedetta da Felice Sgarra. È un'ostia. Mamma mia, Felice, mi si è fatto venire la fame. È il nostro panettone. Panettone Sgarra. No, panettone abbiamo detto Felice. Panettone che l'abbiamo richiuso. Aspettate, il panettone. Senti, Felice, mettimeli da parte che poi li vengo a prendere. Ma hai visto? Si apre tipo smartphone, sai, tipo sì. Il Motorola. Non voglio fare pubblicità, però era così. No, quello Silvia, è un panettone che parla.
È un panettone che parla, vedi? Sì, sì, così. Sì. Bravo, vedi? Sì, dice mangiami, esatto. Sì. Infatti. Va bene, grazie assai, Felice. Grazie. Tanti auguri, grazie. Eh? Grazie al maestro. Ci vedremo sicuramente auguri presto. A tutti. Ciao maestro. Ciao maestro con la fascia. Ciao. Ciao. Non ha parlato, non ha detto una parola. E infatti, non lo so, di una cosa, di auguri, non lo so. Fai tu. Auguri a tutti. Ah, sa parlare. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, grazie, grazie, vi abbracciamo, grazie. Va bene. Mi sa che dobbiamo andare in pubblicità. Sì, vai Fedez, pubblicità. Abbiamo in diretta lo chef pluristellato, Igino Massari. Il ciardatano. Eccoci tornati col ciardatano. Allora, dopo aver avuto il maestro stellato, Felice Sgarra, mamma mia, peccato che ogni tanto si bloccava l'immagine, vabbè. E questo però è il bello della diretta, bello della diretta è proprio questo, il fatto che Skype purtroppo ci rende complicato tutto. La vita. Siamo affidati alle connessioni che dobbiamo fare. Ci siamo abituati un po' in questo periodo di Covid. Ne usciremo, forza e coraggio, su. Allora, bene. Renato, io resterei sul tema perché certo, è un tema goloso, bello, eccetera, eccetera, eccetera. E mi chiedevo, senti, ma tu la sapresti fare una cartellata? Senti, se mi dai queste strisce. Che coetichello vuoi? Fine... Che cos'è? No, le strisce, che poi allora, so che parte tutto da là, dalle strisce. Devi sapere. Poi uno taglia con la. Come si chiama? Con la. Oh Madonna, come si chiama? Le stai vedendo, Renato? Le stai vedendo? Guarda come sono belle le cartellate, belle. Allora, a Bari, nei giorni che precedono il Natale, ossia questi giorni qui, si sente nell'aria questo profumo di ammoniaca. E tu direi perché? Perché c'è l'ammoniaca per dolci, per tantissimi dolci. Certo. Cioè, addirittura a me viene in mente in questo momento Pasqua, per la scarcella si usa nell'impasto l'ammoniaca. E credo che si usi anche in alcuni dei dolci di cui parleremo proprio oggi. L'ammoniaca che ricordiamo la usa anche Serena Russo per i capelli. Ma perché devi dire queste cose offensive a Serena Russo che salutiamo? No, perché la amo. Si sente poi anche il fritto, si sente l'odore del limone, appunto, si sente l'odore delle spezie, del cioccolato. Perché un po' l'abbiamo visto, cioè tra le tradizioni baresi c'è la cioccolata calda il 6 dicembre la mattina, certo, legata proprio al culto di San Nicola, con i biscottini dentro. Diciamo che già la cioccolata di per sé ti riempie proprio. Ma sai perché l'ammoniaca, Silvia? Perché come ho detto prima, uno frigge e tutta la puzza della frittura si accumula in gas. Quindi Serena Russo poi si lava con l'ammoniaca per far sparire la puzza. Mi meraviglio che tu non abbia menzionato Maddalena, sono veramente colpita e scioccata. No, Maddalena non li frigge. No, li fa al forno. No, è lei. È una che li fa friggere dagli altri. Lei detta ordini. Non dire queste cose su Maddalena. No, sono Maddalena, femmina guerriera. La scusa per mandare questa Ci voi pensate che anche durante la diretta ricordiamo che domani saremo al Teatro Piccinni. Sì, però non ricordare tanto, sì, perché anche perché andremo in onda anche domani, quindi fondamentalmente lo ricordiamo domani per domani sera. Perché, noi siamo molto agitati. Anche perché fa paura il Piccinni. Hanno finito, cioè hanno venduto. Da mo che hanno finito, l'abbiamo già detto nelle scorse puntate, è tutto esaurito, sì, anche noi. Ma i posti è sicuro che sono esauriti, quindi andiamo avanti e torniamo sul tema. Sì, sui dolcetti natalizi. Senti che bello. Eccola. Oh. La sacristian. Posso parlare dei dolcetti? La sacristian. Vai, Renato, ti faccio una domanda. Ma secondo te, che dolce si mangia a Poggiofranco? Beh, a Poggiofranco si mangia il pandoro. Il pandoro? Io avevo detto il panettone. No, panettone lo mangiamo a Iape.
Perché il panettone? Non lo so, perché forse c'è... canditi e poi li sputano. No, c'è troppo, so. Anche. No, no, quelli si mettono nei denti, capito? Poi è bello vederli. Ah, ecco. Vederli così. Oppure con le forchette. Molti che cioè dopo cena picnic capricini iniziano. Stanno, cioè li ho visti io. Io mi dissocio da questa cosa. Io a Pigia, quando abitavo a Pigia, non le facevo queste cose, non le facevano neanche i miei parenti. Ma tu eri un caso strano. Come te ce ne sono tantissimi altri. Però lì diciamo che il tempio. Stai facendo in questo momento un'analisi sociologica. I radical chic che mangiano? I radical chic, una via di mezzo, sia il panettone che il pandoro. Sì, ma nel senso che cambiano idea mentre stanno mangiando una cosa. Ma quasi quasi mangio pure quella. Quello che è più eco-friendly, giusto? Soprattutto il fritto magari no, perché il fritto, poi l'olio bisogna saperlo ben differenziare, non lo mangiano davanti agli altri, poi se nascono così funziona. Però no, non è vero, il radical chic va dietro come si dice a Bari, va dietro al fritto, perché il panzerotto a loro piace un po' riempirsi la bocca della tradizione. Panzerotto che però non fanno loro. Assolutamente. Chiamano Cecilia che viene a casa. No, quelli sono i fighetti, secondo me. I radical chic. Sono turchi, i radical chic che chiedono i soldi in prestito. Quelli sono invitati, i radical chic. Allora, Renato, cartellate. Sì. Cuscinetti. Gli amaretti. Sassanelli. Mostaccioli. Affollano i pensieri di tutte le signore e i signori che si organizzano in veri e propri gruppi di lavoro. Stai vedendo? Grazie Federico. Ci sta facendo vedere un po' di questi. Sono i mostaccioli. Secondo me le castagnelle hanno infame, doppio nome. Beh, sicuramente. vedi. Però io non tanto questi qua. Non tanto, no, vai dietro. Non tanto. Io per queste impazzisco. Queste. Una tira l'altra. Ce la fate vedere anche Felice Sgarra prima. Queste sono le mandorle pralinate. Per farle generalmente ti ustioni pure, però non fa niente. Io l'anno scorso. Questi a Lecce si chiamano i purciduzzi. I purciduzzi. Con lo zucchero. Sì, col miele. E quelle si chiamano le code di topo. Quali? Queste? Quegli zuccherini che vedi su. Credo si chiamino, sì, così. Allora, parliamo un po' di questi dolci, caro Renato. Certo. Le cartellate sono realizzate con impasto di farina, olio di oliva, e come vino ha bianco. Anche specificato il nostro Felice. Vino bianco, alcuni usano lo spumante, però Bari io credo ricchi. Che vadano più sul vino bianco. Poi la pasta deve essere tirata sottile, quindi armatevi o di matarello e braccia molto forti oppure della macchinetta per fare la pasta. Dovete trombarla la... praticamente così. Col mattarello deve venire poi questa sfoglia sottilissima che in realtà va passata la macchinetta per farla ancora più sottile. Facciamo la macchinetta, mimiamo la macchinetta noi. E poi la richiudi e la rimagnetta. Perché prima c'era Paolo. Si è trasformato. Non sono la stessa persona, Non è come Clark Kent e Superman. Sono due persone distinte. Allora, dicevamo, c'è poi questa pasta resa sfoglia sottilissima, viene tagliata nelle strisce di cui parlava prima Renato, giusto? Quelle che voleva, perché lui arriva sempre al termine per chiudere le cose, non è che si mette pronto per la frittura. Allora, con la rotella, Renato Asmerli, puoi mimarmi una rotella Asmerli? Asmerli sembra una brutta parola. Che hai fatto? No, Smerli. È quella ondulata. Sai quelle parole strane che ti vengono da così? Smerli un po' come Atlantic. E che cos'è Atlantic? Scusa. O stalfo. O srulla. Stai inventando, Renato, benissimo. O intercapedine. Intercapedine non è una parola assurda. Intercapedine è una parola che. La parola esiste. Intercapedine è una cosa strana, un po' come smerlo. Strolfa. Smerli sono praticamente queste punte un po' così ondulate. Smerlate. Ok. Sì, sì. Tu non facevi mai a scuola quando compravi i quaderni? Sì, ma di smerli ho fatto a scuola, non ci capisci. Immagino. Avevi anche un sacco di note. Allora, ti ricordi quelle cornici che si facevano? Certo, quelle cose che facevi tre strisce praticamente, due andavano giù e una in mezzo tagliata sopra. Stessa cosa, poi facevi tre strisce e poi veniva fuori questa cornicetta, si chiamava all'epoca. Quindi diciamo che è più o meno simile. Io farei un applauso a tutto quello che hai dietro. Ma tu hai visto che scenografia è interattiva. Abbiamo chiamato Gaetano Castelli dalla Rai. Abbiamo chiamato Paoletto Castelli. Paoluccio Castelli. Paoluccio, quello che fa la barba al ciuccio.
Va bene, stavamo dicendo che cosa succede? Una volta che con la rotella Smerli, la famosissima rotella Smerli, si tirano queste, si realizzano queste strisce, le strisce vengono poi avvolte su se stesse, si creano unendo i bordi in alcune parti, sì, delle coroncine, sono, hanno questa forma di coroncina. Poi che si fa? Si lasciano... devi spiegare che unendo vuol dire schiacciare. Schiacciare. Perché poi molti si dimenticano di unirle, schiacciarle, e poi le friggono e si aprono nell'olio, nell'olio. Renato, dobbiamo andare in pubblicità, ma torniamo subito a breve. Vai pubblicità, vai Fedez. Il ciardatano. Ciardatano. Eccoci tornati al ciardatano. Allora Silvia, stavamo parlando delle cartellate, come si fanno? Eravamo arrivati al punto ai in cui che si uniscono. Si uniscono, poi si mettono su questo panno. Su una tavolozza, su un tavolo, se non avete gatti soprattutto, perché asciutta. Io una volta ricordo che mentre si stavano asciugando le cartellate, poi coperte da un panno, ci abbiamo trovato sopra stessi non uno, bensì due gatti. Sì, infatti. E quindi era tutto da buttare. Quindi vi sconsiglio di metterli in zone di passaggio o gradite i gatti. A meno che voi non volete mangiare quei peli. Infatti, no, vabbè, ma c'è il canovaccio su. Certo. Noi in quel caso ci siamo giocati le cartellate, succede. Vabbè. Allora, che succede? Una volta asciugate, quindi vanno tenute, l'ha detto anche Felice Sgarra, sì, prima, una notte intera, prima di friggerle nell'olio, l'olio bollente. Di oliva. Okay? Olio d'oliva. Ok. Ok, ci vuole quello bello pesante, insomma. Poi che succede? Una volta asciugate, vengono calate nel vincotto. Mm. Buono il vincotto, no Renato? Buonissimo. Oppure nel miele. E vengono poi decorate con codette di zucchero, mandorle, nocciole, insomma. Sì, a me piacciono così, naturali, sì. Nel senso che una volta che le tirate fuori dal vincotto, devono essere prese e messe direttamente nel vassoio. Allora mia nonna vassoio, le metteva in una coppa e poi ci versava anche su, le metteva una sull'altra e ci versava su il vincotto restante. Certo, per perché cui, poi dovevi mangiare le ultime. Nato cuava, doveva cuare. E finivano tutti negli anfratti di queste coroncine. E quindi tu non vedevi l'ora che finissero quelle che stavano sopra per mangiare quelle di sotto, belle, proprio intrise di vino. Poi c'era chi si tuffava con il braccio, sì, e aveva tutto il braccio col dito così che leccavi tutto quanto. La forma, qualche info sulla forma. La forma ricorderebbe la dahlia di San Nicola. La dahlia? È quasi come lo smerlo di prima. Eh sì, un po' come il flecto. O le corone che portavano i re magi. Sebbene pare che l'origine delle cartellate sia ancora più antica. Cioè c'è una pittura rupestre, Renato, del V secolo avanti Cristo, rinvenuta proprio nei pressi di Bari, che raffigura un dolce simile alle cartellate che fu offerto alla dea della terra, Demetra. I re magi, che ricordiamo si chiamano Antonio Sisto, Gianluigi Maggi e Paolo Gentile. Quelli sono i tre re magi. Non poi, è vabbè, vero. Poi c'è la Madonna che Maddalena. Ma vuoi finire? Occupato. Sono Maddalena, femmina guerriera. Sono Maddalena. Vabbè, andiamo avanti. Io credo che l'anno nuovo non vedrà più il ciardatano. E poi c'è la pecorella Silvia. Poi c'è la pecorella che nunzia. No, non è vero. Salutiamo Nunzia. Già, che Nunzia collabora con. Vuoi finire? Ciao Nunzia. No, non è vero che fa bontà, così. Ma che bontà. Povera Nunzia. Poi ci sono, Renato, i cuscinetti, che sono dei fagottini di sottile che pasta. Sono che sono la stessa pasta delle cartellate. Quindi se vi avanza un po', fate i fagottini. Racchiudono un cuore di pasta reale per noi, aromatizzata con la scorza di limone. Una volta riempita la sfoglia, vengono lasciati asciugare pure questi fritti, così insomma, poi vengono passati pure nello zucchero, perché magari dici, magari non ingrasso di 5 kg, no? 4,8 kg. Li passo nello zucchero, ho raggiunto i 5 kg. Ma sì, ma sì.
hanno la forma di mezzaluna e nella tradizione popolare ricordano il cuscino che veniva utilizzato per il bambinello. Ora, se Gesù è nato in una grotta, dove hanno acchiato il cuscino? Infatti, vabbè, uno viaggia a monte con la fantasia. Devo dire, ma sì, ce ne vuole tanto. Poi ci sono, vabbè, in altre regioni ci sono per esempio gli amaretti, però gli amaretti. Tu dici non ci interessa, parliamo della Puglia, va bene, andiamo ai Sassanelli. Sassanelli sono, salutiamo delle... Sassanelli, Ennio tutti Sassanelli, quelli che si chiamano Sassanelli di, sì, cognome, ma non è il dolce tipico di casa loro, perché vai a citofonare un Sassanelli e ti arriva un Sassanello dal balcone. Ennio, non accadrà, vabbè, quindi non fatela questa cosa, grazie. Sì, sono delle paste di mandorla tostate, poi con all'interno anche vin cotto e cacao. Mm. E poi in alcune parti si chiamano mostaccioli. Sì. Il sapore del vin cotto viene un po' stemperato dalle spezie. Mm. E poi ovviamente uno va a gusto, come abbiamo detto prima con Felice, sbagliando si impara. Io penso che secondo me i mostaccioli sono proprio nati così, perché magari con tutti questi avanzi hanno preso questa roba, poi mi sto sbagliando sicuramente, però demolita attraverso i social per la castroneria che ho detto, chiedo già scusa. Però questi non tanto a me, vabbè, l'ho detto prima già. Però lo sai che qua c'è una difficoltà, come succede per gli amaretti, ed è la cottura. Siccome queste paste si bruciano molto facilmente, diciamo che per... per evitare che questo potesse accadere, sai che si faceva? Che cosa? Si metteva una soluzione per coprire il sapore amaro con il cacao. Cioè, e quindi, e dice così, venivano praticamente quelle che venivano bruciate o che non si cuocevano bene, venivano poi passate nel cacao. E quindi si risolveva così, amaro su amaro, e si stemperava. Quindi tu alla fine non dicevi ma sono bruciate, no, è il cacao, capito? Sì, cacao meravigliao. Dai, dai, me la fai live? Dai. Meravigliao. Aspetta, sa come se fa una marmellata con una ciccolata di polvere cacao. Mi ricordo bene. Hai voglia di cacao. 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 Cacao per la migliao. Cacao. Cacao. Però cacao meravigliao. Cacao. Meravigliao. Che meraviglia sto cacao meravigliao. Vabbè, io comunque eccola qua, ci prepariamo già per il veglione del 31, manca 2 settimane. Stai calmo, perché già io ho l'ansia per domani, mi fa venire anche l'ansia con tutte le domande. Che fai a Capodanno? Perché quella proprio... Lasciami questa base, Silvia. Io nel frattempo volevo dire gli ingredienti. Di che cosa? Che occorrono per fare appunto le cartellate. No, le abbiamo già detti prima. No, ve lo direi io adesso, scusa. Di nuovo. Allora. Ma dite le mandorle che non l'abbiamo fatto. Renato è disconnesso. 370 grammi di farina. Segnate, 370 grammi di farina. 60 ml di olio extravergine di oliva. 60 ml. 100 ml di vino bianco secco, oppure liquore all'anice, però mettete il vino che è meglio, oppure stellato come lo chef che abbiamo avuto liquore, all'inizio, liquore all'arancia. 8 grammi di lievito per dolci, 3 g di sale, grammi sta per grammi, 3 g di zucchero, olio Evo per friggere. Evo sta per? Evo, Scorza d'arancia o di limone, oppure clementina. Va bene. Senti Renato, vin cotto di fichi, oppure miele. Cannella in polvere, che non è una gamba. Cannella in polvere. Codette colorate, anisini.
Quindi se avete preso nota, ve la vedete voi il mese tutti di marzo. Seguiranno la ricetta di Renato Giallo sicuramente. Sì, per... ecco, infatti. Allora, prima di chiudere vi ricordiamo che ci saremo anche domani. Sì, domani. Noi non vogliamo privarvi della gioia della nostra compagnia. Jet Glaffrey. Domani, diciamo, sono in ansia. Vabbè. Vabbè, vi lasciamo con la sigla. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Sopra Facebook di Giardano.